Qualche settimana fa ho portato la recensione de La svastica sul sole di Philip K. Dick, in cui, se non ricordo male, tra l'altro ammettevo con mia grande vergogna di non aver mai affrontato qualcosa di questo autore, nonostante mi fosse stato ripetutamente consigliato. Semplicemente, poi mi sono messo a leggere altro, me ne sono dimenticato, ho scoperto altri autori. C'è sempre una buona ragione per rimandare, così come c'è sempre una buona ragione per comprare tonnellate di libri che magari leggeremo tra mesi e mesi e mesi, anche se a me in realtà capita abbastanza di rado. E siccome nell'introduzione del libro si parlava anche della questione di ma gli androidi sognano pecore elettriche, il romanzo da cui poi fu tratto Blade Runner, ho deciso di portarlo. E quindi oggi parliamo di ma gli androidi sognano pecore elettriche? Risposta non ve la posso dare perché vi rovinerei ovviamente il romanzo. Per chi non avesse visto lo scorso video sulla svastica sul sole, a parte l'ovvio consiglio di andate a recuperarlo, ho parlato del fatto che K. Dick non abbia mai potuto vedere l'uscita del film Blade Runner. La storia di questo romanzo, ma soprattutto la storia del film che avrebbe potuto esserne tratto, è lunga e perigliosa. Molti furono i registi a proporre le loro versioni cinematografiche e furono tutti rifiutati da Philip K. Dick, fino a che non arrivò poi, ovviamente, Blade Runner con un regista assolutamente misconosciuto oggi. L'idea comunque non gli piacque tantissimo e propose tutta una serie di rivisitazioni, ma purtroppo, prima che Blade Runner uscisse effettivamente nelle sale cinematografiche, morì, come la maggior parte degli autori che oggi sono ritenuti pionieri oppure capisaldi di un determinato genere letterario. Nella fantascienza, Philip K. Dick è stato in gran parte riconosciuto posteriormente alla sua morte e uno dei grandi successi dovuti alla sua opera, ovvero Blade Runner, di cui tra l'altro è recentemente uscito il sequel, che è stato un flop pazzesco, ma io personalmente ho molto apprezzato, ha avuto una vita non facile. Ha avuto una vita con dei problemi e la maggior parte del suo successo è arrivato dopo, purtroppo. Questo è il destino di molti grandi scrittori e questa cosa, tra l'altro, mi intristisce davvero, davvero tanto, perché coloro che spesso e volentieri diventano famosi mentre sono in vita, grazie alla loro opera, sono in realtà scrittori assolutamente mediocri, la cui opera purtroppo ha la caratteristica di essere pop, nel senso di popolare e quindi ovviamente aperta a tutti, mentre un romanzo come La svastica sul sole o Ma gli androidi sognano pecore elettriche, per quanto io trovi perfettamente comprensibile e di facile lettura, ho avuto spesso e volentieri riscontro del fatto che non sia apprezzabile, leggibile e comprensibile da tutti, cosa che però a me sembra strana perché io ne ho letti di libri criptici o difficili, di difficile comprensione e vi assicuro che K. Dick scrive talmente bene, talmente in maniera fluente ed è spesso e volentieri talmente chiaro nelle sue figure retoriche che, boh, secondo me viene letto forse con meno attenzione di quanta ne meriterebbe. Non lo so, ma gli androidi sognano pecore elettriche? Questo è il titolo di un romanzo molto particolare, molto diverso dal film, questo ve lo devo dire. Se vi aspettaste di leggerlo ritrovando una riproposizione su carta del film, ce n'è veramente poco. Il detective, che è il protagonista, Deckard, come nel film, ha mantenuto lo stesso nome, ma ha una personalità completamente diversa da quella dell'Harrison Ford dell'epoca, completamente diversa. Gli androidi sono sì fuggiti da colonie, in questo caso però marziane, mentre nel film viene più ampliata la questione, ma non sono affatto somiglianti a quelli del film. Nel film c'è una componente action di super forza, super agilità, che nel libro non è affatto presente. Di fatto gli androidi, i Nexus 6 in particolare, che sono quelli trattati qua nel libro, sono esseri umani come tutti gli altri, qui però manca, come a tutti gli androidi, una componente fondamentale, ovvero l'empatia. L'empatia, infatti, è una cosa importantissima in questa società distopica del futuro, dove il pianeta Terra è distrutto e desolato. La maggior parte degli abitanti si sono trasferiti su Marte, da cui sono fuggiti gli androidi, mentre coloro che non potevano o non volevano emigrare sono rimasti sulla Terra, finché quelli che non volevano, a loro volta, sono diventati quelli che non potevano.
non potevano per tutta una serie di caratteristiche, due delle quali più importanti sono le radiazioni e le conseguenze delle radiazioni. La Terra infatti è letteralmente coperta, invasa, flagellata da questa polvere radioattiva che ovviamente ha ucciso moltissime persone, ma anche coloro che vi si sono adattati di generazione in generazione, diventando quindi più resistenti, hanno subito ovviamente delle degenerazioni di vario tipo, tra cui un abbassamento notevole del quoziente intellettivo, che li fa definire con spregio cervelli di gallina. Coloro che sono quindi troppo malati o troppo stupidi o troppo compromessi per emigrare sono costretti a rimanere sulla Terra. Tra questi ci sono appunto i due protagonisti principali, che sono Deckard e Isidore, di cui però adesso non parliamo, lo rimandiamo tra un secondo. Ovviamente in una situazione come questa la Terra non è più come noi la conosciamo, è praticamente un deserto radioattivo in cui innanzitutto la presenza di quella pioggia flagellante, onnipresente che c'è nel film è inesistente. La pioggia ha sostituito la polvere, forse perché era più difficile da realizzare, non ne sono sicuro, o forse perché era esteticamente più piacevole, o forse non lo so esattamente, magari per una questione di atmosfera. Fatto sta che l'atmosfera è molto diversa. Immaginatevi un mondo popolato di palazzoni quasi tutti abbandonati, dove la maggior parte delle persone si sono concentrate nei centri abitati, appunto, e tutto è flagellato da un'eterna tempesta di polvere che invade tutto, copre tutto e degrada ogni cosa. Ovviamente, in questo contesto, la natura è completamente andata a quel paese. Non ci sono più erba, non ci sono più alberi, ma soprattutto non ci sono più animali, tranne pochissimi. E gli animali sono diventati il nuovo status symbol. Perché? Per due ragioni. Uno, gli animali sono una vera rarità e costano moltissimo, e quindi possederne uno ovviamente è importante, è uno status symbol. Ma allo stesso tempo gli animali sono qualcosa su cui possa essere applicata l'empatia, al contrario degli androidi. Gli animali sono rari, sono pressoché tutti estinti, sono molto costosi, ma soprattutto sono esseri viventi che hanno bisogno di cure e attenzione. E in una società in cui c'è una così grande frattura, l'empatia è importantissima per tenere tutti legati attraverso quello che è un culto, ovvero il mercerianesimo, in cui tutti vengono legati empaticamente a questo personaggio, a questa specie di semidivinità che è Mercer, anzi sarebbe Mercer presumo, e quindi sarebbe il mercerianesimo, per cui tutti provano empatia perché è una specie di martire a cui che tutti sognano, a cui tutti si uniscono attraverso le scatole empatiche, che sono un'invenzione apposita per sentirsi più umani, per sentirsi più legati tra di loro. Gli animali quindi sono oggetti, tra virgolette, perfetti per i mercerianisti, per i mercerianisti, per coloro che applicano il mercerianesimo. E non possederne uno è motivo di grande vergogna e anche un po' di disprezzo da parte della società e sicuramente da parte dei vicini, tanto che si è arrivati a creare degli animali artificiali estremamente rassomiglianti, perfino nei sintomi di una malattia o nelle necessità alimentari e così via, agli animali veri, che costano ovviamente molto meno, sono più alla portata di tutti. E quindi, curiosamente, la maggior pulsione che spinge Deckard a muoversi, a lavorare, a fare quello che fa, ovvero il cacciatore di taglie che va a cacciare androidi, questo è coerente, il film è coerente con il romanzo, è il desiderio di prendere un animale vero, perché il suo animale è finto in realtà, è una pecora elettrica. Questo non è uno spoiler perché questa cosa della pecora elettrica viene rivelata nelle primissime pagine del romanzo, infatti quindi non vi rovino assolutamente niente. Mentre l'altro protagonista è un cervello di gallina, tale Isidore, che si troverà a suo malgrado invischiato nella faccenda anche a causa della sua stupidità e che di mestiere guida il furgone di un'azienda che aggiusta gli animali elettrici. E quindi tutto si unisce in un enorme ragionamento sul senso della vita, sul senso del sentimento e su quella sottile linea che divide l'androide dall'essere umano. Infatti gli androidi non sono affatto robotici in alcuna delle loro parti, sono completamente biologici, però sono programmati, hanno una vita breve, esattamente come nel film, e soprattutto non sono in grado di provare empatia. Non si interessano agli altri, non hanno rispetto né preoccupazioni per l'incolumità altrui, per i sentimenti altrui, se non per la propria. Hanno soltanto l'istinto di autoconservazione e questa cosa li distingue moltissimo dagli esseri umani in una società così basata sull'empatia
come quella di cui stiamo parlando, dove ovviamente un androide non potrebbe mai tenere un animale perché non sarebbe in grado di preoccuparsene. E questo è sufficiente per renderli odiati da tutti, tanto che è illegale che un androide giri liberamente, circoli liberamente sulla Terra. E per questo esistono i cacciatori di taglie, il cui scopo è ritirarli, che è un modo gentile per dire che devono ucciderli. Ma mi rendo conto che ne sto parlando anche troppo, non vorrei che mi scappasse qualcosa che potrebbe rovinarvi la sorpresa, e quindi vi leggo semplicemente la quarta di copertina. Nel 1992 la guerra mondiale ha ucciso milioni di persone e condannato all'estinzione intere specie, costringendo l'umanità a colonizzare lo spazio. Chi è rimasto sogna di possedere un animale vivente, e le compagnie producono copie incredibilmente realistiche: gatti, cavalli, pecore. Anche l'uomo è stato duplicato. I replicanti sono simulacri perfetti e indistinguibili, e per questo motivo sono banditi dalla Terra. Ma a volte decidono di confondersi tra i loro simili biologici e di far perdere le proprie tracce. A San Francisco vive un uomo che ha l'incarico di ritirare gli androidi che violano la legge, ma i dubbi intralciano spesso il suo crudele mestiere, spingendolo a chiedersi cosa sia davvero un essere umano. Tragico e grottesco assieme, il romanzo di Philip Dick racconta il panorama desolato della San Francisco del futuro e il desiderio di amore e redenzione che alberga nei più umili, trasformando il genere fantascientifico in un noir cupo e metafisico. Un'opera che ha influenzato la visione della metropoli futura e ha anticipato i dilemmi della bioetica contemporanea. Come potete vedere, anzi come avete potuto sentire dalla quarta di copertina, molto di quello che ho detto è riassunto in realtà, in modo meno prolisso del mio, in queste poche righe. Questo libro è estremamente notevole, sotto molti punti di vista. Non è soltanto molto scorrevole ed estremamente ben scritto, che Dick, già con la svastica sul sole, ci ha dimostrato di essere un ottimo scrittore dal punto di vista tecnico, ma è anche molto ispirato e molto importante per quelli che sono ragionamenti che oggi, decenni dopo la sua stesura, sono estremamente attuali, perché noi non siamo arrivati ovviamente al livello tecnologico di parlare di androidi perfettamente simili agli esseri umani e così via, però dell'importanza della vita, di quello che dovrebbe essere il tema della robotica nella nostra attuale società, ovvero il fatto che la robotica stia sostituendo gli esseri umani al lavoro, il problema della guerra fredda che, dichiarata o non dichiarata, viene comunque continuamente combattuta tra grandi potenze mondiali come Stati Uniti, Russia, Cina e Corea del Nord, anche se non sono sicuro di poter definire la Corea del Nord una grande potenza, del rischio costante che il nostro pianeta venga distrutto dalla nostra stupidità e dalla nostra avidità. Insomma, ovviamente vi consiglio assolutamente la lettura di Ma gli androidi sognano pecore elettriche di Philip K. Dick. E come sempre, come in ogni video recensione di questo canale, potete trovare qua sotto il link Amazon in cui vi ho inserito, vi ho linkato il romanzo da acquistare direttamente sul mega store online di Amazon, sempre che non vogliate uscire e andare nella vostra libreria di fiducia a sostenere la libreria invece che il super colosso mostruoso. E qua sotto in descrizione trovate anche il link alla mia pagina Facebook, il mio gruppo Telegram, e trovate anche il mio romanzo di fantascienza che sta uscendo a puntate, un capitolo alla settimana, su Steemit. Ho creato un indice che ho messo su Telegram, quindi vi basta accedere a Telegram, sia da cellulare che con la app desktop per computer, per vedere i capitoli. Cliccandoci sopra potete leggerli completamente gratuitamente. Per il resto noi ci vediamo giovedì con il prossimo capitolo dello Speed Writing e naturalmente con la prossima video recensione o forse una puntata di pillole di italiano, che è tanto tempo che non ne faccio una, lunedì prossimo alle 15 puntuali.